Vedo che i Romani hanno assediato l'unico centro cittadino dei Galli, concesso dai Pitti, Rotomagus. Non sono sotto assedio, ma diciamo che si sono abbarbicati all'esterno, vedete qui la mia spia. Ci sono queste unità, non sono granché, cioè sono esperte, ma non sono un numero sufficiente per creare problemi. I Galli si sono totalmente trasferiti, in mare, assolutamente evitando la battaglia. Io qui a Augusta Treverorum ho il mio esercito quasi completo, che ovviamente è lì in caso di difesa. Qui la mia spia dice che da ad Argentoratum non c'è nessuno. E qui ho l'esercito rifatto dopo la perdita del capofazione. E potrei mandarlo in realtà a Rotomagus o ad Argentoratum. Però non vorrei conquistare più territori di quelli che poi sia in grado effettivamente di difendere. Quindi riuscire ad attaccare un loro esercito, poi magari posso prendere anche Rotomagus, ma questa è un'altra questione. Riuscire ad attaccare un loro gruppo di forze non sarebbe una brutta idea, visto che comunque sembra che dopo la grossa devastazione che abbiamo subito negli ultimi turni, un po' le armate dell'Impero Romano si siano, non dico calmate, ma spostate perlomeno. Ok, allora proviamo, visto che tanto questo esercito principale in capitale non serve a granché, posso ordinargli di muoversi velocemente e spostarsi all'Automagus. Perché no? Vediamo se arriviamo in tempo, se riusciamo a fare qualcosa di utile. I Caledoni mi chiedono ancora un patto di non aggressione, che prima ho rifiutato perché pensavo di conquistarmi la Britannia più facilmente di quello che in realtà noto. Quindi magari, visto che mi offrono anche 1000, facciamo un patto di non aggressione, poi nel caso in cui più avanti potrò romperlo. Intanto rimaniamo così. E stiamo un po' sicuri nel nostro piccolo pezzo di terra in Britannia. Dunque, i Galli sono tornati in casa loro e si vede che hanno voglia di combattere. Non so se avranno successo. Io ho il mio esercito spostato qui. Posso metterlo qui e attendere. Sto qui, visto che non posso entrare nel loro territorio senza dichiarare guerra, quindi per il momento attendo, vediamo che succede. Intanto anche ad Argentoratum sta succedendo quello che mi auspicavo, ovvero gli alemanni stanno tenendo sott'occhio il centro cittadino. Non capisco perché ultimamente molti eserciti, invece che mettere sotto assedio una città, si fortificano all'esterno, senza muoversi, senza fare altro. È una cosa strana. I Pitti sono arrivati a difendere i loro amici Galli e hanno allontanato l'esercito romano, però ovviamente non può andare molto lontano e li colpiranno ancora, immagino. Infatti i Pitti hanno conquistato un altro insediamento romano, Turonum. A me piacerebbe prendere Avaricum per le miniere d'oro. In effetti sarebbe una buona cosa, anche se sarebbe un territorio staccato dai miei. Però abbiamo vicino anche Lugdunum. Qui avremo altre popolazioni con cui magari commerciare. Saremo vicini ai confini dell'Italia, con le Alpi. Vesontio non c'è nessuno per il momento, quindi mandiamo la spia ad Avaricum. Vediamo chi incontriamo. Nessuno. Cioè, almeno a Lugdunum non c'è nessuno. Posso già dirigermi a passo lungo verso Varicum. Perché no? I Galli hanno intenzioni bellicose. Sono scesi a Lugdunum. Almeno immagino stiano andando lì. Visto che i Pitti hanno sconfitto l'esercito che stava a Rotomagus. Bravi loro. Intanto mi avvicino ad Avaricum. Vediamo se possiamo prenderla senza problemi. Oddio, un po' di problemi ci sono. Più di quanti immaginassi. Legio Comitatenses. Sembrano cattivi. Ok, visto che le probabilità non sono nettamente a mio favore,
intervengo personalmente. Nonostante i numeri nettamente minori, credo che io ho ancora difficoltà dal punto di vista della qualità delle unità. Posso crearne numerose, ma sono scarse. Quindi anche poche unità del nemico, in questo caso un esercito di guarnigione, si vede che i loro soldati sono più cattivi dei miei e quindi hanno un valore maggiore in battaglia. Bene, cominciamo a buttare giù qualche torre. Il nemico è qui. Ok. Oh, si sono presi anche una bella legnata. Stanno mandando la mia cavalleria. La cavalleria. No, contro nessuno, la stanno spostando. Palle infuocate. Così creiamo un po' più di danni collaterali. In mezzo alle unità, e vai, presi in pieno. Perfetto. Non so se riescono a colpire. No, non ce la fanno. Allora colpite in mezzo alle unità. Stanno spostando qui. Correte, lancieri, correte. Prendiamo contatto all'esterno della città. Ok, cominciamo. Scoperto il loro inganno! Truppe nascoste! Il nemico ha organizzato un'imboscata! Ok, cominciano ad arrivare anche la cavalleria. E anch'io mando la mia cavalleria. Il nemico ha radunato le sue unità! Ok, cominciamo a entrare visto che molti stanno scappando, stanno tornando indietro. Guardate le fiamme! La città brucia! Sì, brucia, poi vi toccherà ripararla, però è un bel effetto, in effetti. Ok. Sarai presto il protagonista di una Abbiamo gloriosa vittoria! rotto tutte le loro difese, ancora prima di entrare in città. Perfetto, così. È stato più semplice di quanto prevedessero le probabilità all'inizio. Abbiamo perso un po' di uomini, ma è normale, visto che non hanno grosso valore, soprattutto i lancieri. Ho preferito prendere Avaricum per la questione economica delle miniere d'oro. Immagino abbiano le miniere, no? Vene di oro, eccole qua. Portano ricchezza e portano un valore aggiunto per quanto riguarda poi il commercio. Ok, voglio vedere come funziona la questione di combinare un matrimonio. Io ho delle una donna, soprattutto Wulftrith, libera e può sposarsi, in questo caso con il re supremo degli Angli, Willehird. Almeno questa è la mia proposta, vediamo se è accettata. Probabilità di successo è moderata. Proviamo a vedere. Controfferta. Vogliono 220, e va bene, 220 come dote, diciamo così. Perfetto. Ora vedremo, non so, dal punto di vista del. Ah, eccoci qua. Dal punto di vista dell'albero genealogico, vedete che Wulftrith è diventata la moglie di Willard, re degli Angli, che quindi ora entra a far parte dell'albero genealogico di sguiscio, diciamo così. Daranno dei figli, immagino. Spero. Speriamo che diano dei figli. Ok, sto un po' giochicchiando con le opzioni dell'albero genealogico. Ora, ho visto che dal capofazione si possono attivare diverse azioni e ho provato a avviare un'adozione, in questo caso di un personaggio che non fa parte della nostra famiglia, ma è dei nobili. In questo caso Horsa, che è quello che ha più potere in questo momento. E vediamo come va a finire l'obiettivo adozione di Horsa. Vediamo un po' al prossimo turno se riesce. Così rimpolpiamo un po' l'albero genealogico perché al momento è un po' striminzito. Con la spia entriamo in territorio italiano perché voglio vedere come sono messi i romani qui.
e se hanno intenzione di mandare qualcuno a reclamare Avaricum e gli altri centri cittadini, perché così posso spingermi a prendere Argentoratum o Vesontio, visto che non si vedono armate romane da un po' in questi territori. Al momento qui non sembra ci siano particolari attività, anzi, stanno subendo anche nei loro confini, che abbiamo i Vandali, popolo migratorio. Aia! Hanno completamente raso al suolo Argentoratum. Ok. Contenti voi. Ritorno all'ovile. La notizia dell'adozione li ha fatti prostrare in ginocchio in segno di gratitudine. L'offerta ovviamente è stata accettata. Quindi Ors è diventato mio consanguigno, diciamo così. Quindi diciamo albero genealogico. Quindi è stato adottato come figlio di Esla. Ok. Eccolo qui, pronto a prendere moglie in caso di necessità. Sono stati i Marcomanni a devastare Argentoratum. Vediamo come stanno messi i Marcomanni dal punto di vista diplomatico. Sono amichevoli verso di me. Sono alleati difensivi con i Quadi, in guerra contro l'Impero Romano d'Occidente, ovviamente. Rapporto commerciale con i Longobardi, i Quadi e gli Alemanni. Gli Alemanni si sono presi Vesontio. Quindi io, ora, come confinanti, ho i romani a Lugdunum, ma probabilmente stanno perdendo il loro territorio per mano di un gruppo di ribelli romani. Però diciamo che forze romane nelle vicinanze non ce ne sono. A Vienna c'è qualcuno, in effetti, poca gente. Qui ci sono dei Is there galli nothing else? sconfitti, evidentemente, un po' di pitti. Insomma, le altre fazioni si stanno muovendo non male. Io ho sempre questioni di denaro, ordine pubblico e quant'altro, e quindi sto dedicando molto alla costruzione degli edifici nelle città e per lo sviluppo tecnologico militare, perché voglio cominciare ad avere delle unità serie e delle città che si controllano da sole senza bisogno di unità all'interno che producano e che più o meno riusciamo a stare in equilibrio con il cibo, visto che ho delle difficoltà anche lì, il cibo va e viene, insomma, c'è bisogno di stare attenti a ogni minima questione. Greetings. Now speak plainly, for we are Ok, an honest cominciamo folk a and value chiedere qualche honesty patto di non nowadays. aggressione ai Marcomanni, perché si stanno espandendo molto velocemente, quindi mettiamoci un attimo al Welcome. riparo. We will talk and then we will feast until our Anche con guts i Quadi, rumble che and sono our loro amici, backsides ache. hanno rifiutato. Sono curioso di vedere quanto costerebbe riportare in vita Argentoratum. Questa città qui, che avevamo visto l'altra volta, era più di 10.000, mi pare anche 11.000. Vediamo se la cifra è la stessa o dipende da che centro cittadino Let them vuoi ritirar cower su. before us. Siamo lì. È cambiata la cifra, ma siamo sempre lì come soldi. Se ne servono tanti. Cose che io non ho al momento. Quindi torniamocene indietro. Set up a watch! E gli alemanni si sono presi pure Lugdunum. Praticamente adesso qui stanno entrando anche in Italia. Come vedete qui, la mia spia si muove e vediamo tutto quello che c'è da vedere. Is there nothing else? Ci sono gli Unni. Salve Unni. Guardate la formazione dell'esercito degli Unni. Praticamente tutta cavalleria, tiratori a cavallo e via discorrendo. Comunque, stavo dicendo, tutte le tribù nordiche si stanno prendendo i territori dell'Impero Romano d'Occidente, sicuramente stanno già entrando in Italia e si prenderanno tutta l'Italia. Sinceramente io non ho grossa intenzione di entrare nella penisola perché non mi interessa particolarmente. Se riesco a prendermi qualche territorio qui ancora dei romani,
c'è ancora acqua sexy, acqua sazie, o come si dice, c'è ancora Vienna. Il fatto è che comunque non riesco ancora a muovere tante unità, tanti eserciti, quindi faccio un po' fatica. Comunque volevo tenermi un po' di soldi per ricostruire Argentoratum. Al prossimo turno dovrei essere in grado di riportarla alla luce. Vediamo un po' come si comporta un centro cittadino riportato in vita. Ok, proviamo questo esperimento. Andiamo ad Argentoratum e riportiamola su. Costa anche di meno adesso. Chissà come mai è cambiato il prezzo. Numero di soldati che si stabilirà qui. Colonizzazione. Il bonus ordine pubblico. Ok, colonizziamo. Ready for orders. Però bisogna ricostruire tutto quanto. Siamo ancora in mezzo alle macerie. Quindi ci sarà da ricostruire. Già. Sobborgo. Edifici in rovina che non si sa cosa sia. Ma prima dobbiamo costruire il sobborgo. Ok. È curiosa come cosa, ma ci proviamo.